Ciao a tutte, allora eccoci qua con il nostro occorrente. Io lavorerò questo piccolo maglioncino, abbiamo detto, con lana Merinos Baby e ferri. Queste sono punte di ferri circolari da 4,5, ma voi potete tranquillamente utilizzare i ferri dritti. Io utilizzerò questo perché vado più comoda nella lavorazione, nel farvi vedere i passaggi. Allora, andiamo subito a caricare sul nostro ferro 52 punti. Io utilizzo sempre la mia tecnica, cioè avvolgo attorno alla mano il filo e per me questi sono già 10 punti. Sono 20, 30, 40 e 50. Faccio il cappietto. Lo passo sul ferro ed è il mio primo punto. Questo è il secondo, terzo. Ora continuate così a caricare i punti fino ad arrivare a 52. Ci vediamo tra poco. Allora, ho finito di caricare i miei 52 punti sul ferro. Ora andrò a lavorare per il bordo su inferiore il punto a coste lavorato 2 a 2. Questo significa che farò due punti dritti alternati poi a due punti a rovescio e creeranno così il nostro motivo un po' elastico. Ok, 1 2 1 2 dritti e due a rovescio. Questo lo farò per tutta la lunghezza del ferro, quindi alternerò i miei due ferri a dritto e i miei due ferri a rovescio, ok, fino alla fine di questo ferro. Poi lavoreremo insieme il secondo ferro. Questo stiamo creando le basi proprio per il punto elastico della parte di sotto del maglioncino. E due. Quindi continuate così, ci vediamo tra poco. Allora, dopo aver lavorato quindi il primo ferro alternando un dritto ed un rovescio, giro il lavoro e ora andrò a lavorare dove ho la maglia a dritto. Continuerò a lavorare il mio punto a costo, do a coste. Dove ho la maglia a dritto, lavorerò a dritto, quindi 1 e 2. Dove invece ho i punti a rovescio, lavorerò a rovescio, così creerò questo motivetto elastico nella parte sottostante della mia maglia. Questo lo farò per circa 2 cm di altezza, quindi arriverò quasi a 2 cm d'altezza. Questo bordino lo potete realizzare come più vi piace, nell'altezza che desiderate. Quindi noi siamo al secondo ferro, più o meno ne dovremmo fare 5-6 ferri e arriveremo quindi a quasi 2 cm d'altezza. Poi il tutto dipende anche da che ferro utilizzate per questo tipo di lavorazione. Ok? Quindi se state lavorando come me, ci fermeremo al quinto ferro. Ci vediamo quindi al termine della nostra lavorazione. Quindi vi ricordo l'alternanza dei punti è la seguente: rovescio, vedete qui ho punti a rovescio, quindi io lavorerò a rovescio e sono al mio secondo ferro. Qui ho dei punti a dritto, quindi li prendo a dritto e poi di nuovo il rovescio. Ok? Continuate quindi così fino all'altezza desiderata. Ci vediamo tra poco. Allora, ecco come si presenta ora la mia lavorazione con il punto a coste 2 a 2. Vedete, è un punto elastico. Si presenta nel seguente modo. Noi ora stiamo lavorando il pannello di dietro del maglioncino. Quindi, da questo momento in poi noi andremo ora a lavorare la parte superiore del nostro maglioncino a punto legaccio. Cosa significa? Significa che tutti i giri di ferri che ora andrò a fare saranno lavorate sempre e solo a dritto. Quindi, ora riprendo la mia lavorazione, vedete, sto lavorando a dritto. Io impugno i ferri in questo modo perché sto usando le punte dei ferri circolari, ma voi lavorate tranquillamente il vostro, punto a dritto come prendete normalmente la lana, eh? Vedete? Quindi, primo ferro tutto a dritto, poi giriamo la lavorazione e lavoreremo insieme il secondo ferro. Ok, lo facciamo poi insieme.
Questo è un tipo di lavorazione molto semplice, quasi un allenamento per chi anche è alle prime armi, perché vi farà lavorare solo il ferro dritto, ma vi creerà comunque un motivetto molto sfizioso, perché soprattutto quando si lavora di un solo colore, no? Potrebbe essere monotono la lavorazione, e invece così date un tocco di movimento al vostro lavoro. Con questo punto legaccio, che è molto semplice, poiché è semplicemente un ferro a dritto e uno a rovescio, è uno a dritto, perdonatemi. Senza il rovescio. Ecco qua, abbiamo quasi finito. E questo è il mio primo ferro. Ora giro la lavorazione. Allora, vedete, ora qua normalmente vi chiede il rovescio, vedete? Noi invece andiamo a lavorare di nuovo a dritto, quindi lavoreremo tutto a dritto fino al raggiungimento di un'altezza di circa 11 centimetri. Quindi continuate ora così e ci vediamo quando avremo raggiunto la nostra altezza desiderata, ok? Quindi continuate sempre solo a dritto, che sia sul ferro di destra o il ferro di sinistra. Semplicemente lavorazione a dritto per tutti i ferri fino ad 11 cm. Ci vediamo tra poco. Allora, ho finito di lavorare i miei ferri a dritto, raggiungendo così la mia altezza, vedete, che è pari a 11 centimetri, escludendo ovviamente il bordino d'inizio, quindi l'altezza totale del gruppo centrale di 11 centimetri. Come vedete, ho preso un vecchio maglioncino di mia figlia quando è nata come mostra per capire se sto seguendo bene la larghezza, l'altezza e tutto. Ora, a questo punto, io dovrò fare le diminuzioni per crearmi lo spazio delle maniche. Andrò quindi a diminuire nei laterali e poi lavoreremo la parte centrale. Quindi iniziamo subito con le nostre diminuzioni, come le lavoro. Allora, opla, sempre a dritto perché è un punto legaccio che stiamo eseguendo, io prenderò semplicemente le prime due maglie e le lavoro insieme. Questo lo farò all'inizio del lavoro e alla fine del lavoro. Vedete? Due maglie insieme. Lavoro ora tutte le mie maglie di nuovo a punto legaccio e quando arriverò al termine prenderò di nuovo le mie due maglie e le lavoro insieme. Quindi ora andate avanti così, proseguite in questo modo, ci vediamo alla fine della lavorazione. Sono quasi alla fine, vedete, mi mancano i miei ultimi tre punti. Questi due qui finali io li lavoro insieme. Prendo il filo e via, ho fatto l'altra diminuzione, quindi ho una a inizio ferro e una al fine del ferro. Giro il mio lavoro e proseguo nel seguente modo. Secondo ferro senza diminuzione, lo lavoro tutto senza diminuzione, alterno un ferro diminuisco e l'altro no. E continuo così ora fino al termine di questo ferro. Quindi ci vediamo alla fine di questo secondo giro. Finito il secondo, inizio il terzo. Il terzo lo inizio con la mia diminuzione, quindi punto 1, punto 2 li lavoro insieme. Ok? E così avrò fatto la mia seconda diminuzione. Proseguo ora sempre con i miei punti lavorati a dritto normale fino alla fine, dove poi lavorerò di nuovo insieme gli ultimi due punti. Quindi continuate così, ci vediamo quasi al termine del ferro. Sono qui. Vedete, ho i miei ultimi due punti e li lavoro insieme. Giro il lavoro e il mio quarto ferro sarà senza diminuzione. Quindi ricominciamo a lavorare normalmente senza diminuire. Ok, completate questo e poi lavoreremo insieme il quinto ferro. Vedete?
senza diminuzione, quindi io inizio normale. Quindi continuate così, ci vediamo al termine di questo nostro ferro. Giro il lavoro e ora sono al mio quinto ferro e faccio un'altra diminuzione, quindi sono alla mia terza diminuzione, ok? Quindi prendo il filo, lavoro i miei due punti insieme e proseguo così ora fino alla quasi fine del ferro dove lavoreremo insieme gli altri due punti unitamente. Quindi proseguite così, ci vediamo al termine di questo ferro dove porteremo insieme la terza diminuzione. Allora, ultimi due punti li prendo insieme e li lavoro insieme. Ok? E quindi giriamo di nuovo il nostro lavoro e il sesto ferro lo lavoriamo ora normale, perché l'ultima la terza diminuzione l'abbiamo fatta già. Poi ne dovremo ancora fare una, quindi il prossimo giro sarà comunque di diminuzione e poi continueremo a lavorare il nostro maglioncino normalmente, quindi continuiamo ora con il sesto giro lavorato normale. Quindi finora abbiamo completato tre diminuzioni alternate da un giro di diminuzione, un giro lavorato normale, altro giro di diminuzione, altro giro lavorato normale, giro di diminuzione e sesto lavorato normale. Quindi io ho alternato, eh. Continuate ora così e ci vediamo al prossimo giro. Ultimato anche il sesto giro, ora giro la lavorazione e faccio la mia ultima diminuzione. Quindi ho diminuito a questo punto 4 punti a destra in totale e poi saranno 4 punti a sinistra. Ok? Fatto ciò, continuo con il mio lavoro normalmente a dritto e continuo fino al raggiungimento degli ultimi due punti dove poi li lavorerò insieme. Quindi continuate così, ci vediamo alla fine della lavorazione. Ed ecco qua i miei ultimi due punti e li lavoro insieme. Quindi così facendo io ora ho 44 punti sul mio ferro. Ho fatto le mie 4 diminuzioni a destra e a sinistra. E ora posso proseguire per continuare la mia lavorazione nell'altezza totale del mio maglioncino. Ok? Quindi ora dovrò andare a lavorare questa parte superiore qui. Non diminuisco più nei laterali perché mi va bene questo tipo di diminuzione e ora continuo ad andare avanti. Quindi raggiungete la vostra altezza desiderata e ci vediamo al termine di questa. In particolare vi faccio vedere quanti altri centimetri mancano, sono circa 7 centimetri, vedete, da qui in poi e continueremo quindi ora a lavorare a maglia rasata semplice. Questo significa che non effettuo più diminuzioni, ma continuo a lavorare normalmente, quindi andiamo avanti così fino a questi ultimi 7 centimetri che ci rimangono, opla, scusate, che rimangono al termine della nostra lavorazione. Ok, ci vediamo al raggiungimento di questo per chiudere insieme le maglie. Allora, arrivata ora a questo punto, vedete l'altezza? Io vi sto facendo vedere come mostra un maglioncino di mia figlia di quando era piccola e quindi lo sto eseguendo su questo come campione, che mi trovo comoda, insomma. Io sono arrivata quasi all'altezza, vedete, superiore del giacchino. Ora vado a chiudere le maglie e le maglie le chiuderemo ora nel seguente modo, molto semplice, lavorate normalmente il primo punto a dritto, come abbiamo fatto finora. Anche il secondo e accavallate la prima maglia, vedete, sul secondo punto. Fate la stessa cosa con il terzo
E via. A questo punto noi facendo quest'ultimo giro ci troveremo, vi do un'indicazione che sto lavorando il 70° ferro, quindi totali sono 70 ferri, escluso il bordino iniziale, io parlo sempre tenendo fuori poi il bordo iniziale. Quindi continuate ora così ad accavallare le maglie fino alla fine e avremo così ultimato la parte posteriore del nostro piccolo maglioncino. Ok, del nostro piccolo scaldacuore. Ecco qua, vedete? Continuate così allora fino al termine della lavorazione. Allora, eccomi qua, ho finito quindi la parte di lavorazione. Ora semplicemente andrò a tagliare il filo di chiusura lavori. Lo passo dentro e così si crea in automatico il nodino di chiusura. Ora prepariamoci per iniziare quindi a questo punto la parte anteriore. Ok, quindi ora andremo a fare la parte davanti. Io la lavorerò con la chiusura dritta, quindi lo tengo solo per mostra il maglioncino, ma andremo ora a lavorare semplicemente la parte davanti del nostro piccolo maglioncino per il maschietto. Ci vediamo tra 2 secondi con l'occorrente, sempre la lana e i nostri ferri, e iniziamo la seconda parte. Allora, per la parte ora davanti andremo a fare la metà della lavorazione, cioè se prima abbiamo lavorato qui 52 punti, ora dovremo lavorare la metà, cioè 26 punti, e ripeteremo lo stesso tipo di motivo, nel senso che sotto faremo il motivetto questo qua del punto elastico, quindi a coste 2 e 2, che poi ce lo riporteremo anche un po' sulla parte del bordo superiore, e la parte invece pulita, diciamo questa senza bordo, sarà lavorata sempre a punto legaccio, seguendo più o meno la stessa lavorazione che abbiamo fatto prima. È molto semplice. Come prima, carichiamo i nostri 26 punti, quindi sul ferro. Uno e due, va bene così, tanto è pochissimo. Allora, quindi, oppla, sempre i miei ferri da 4,5 e stiamo lavorando sempre uguale come abbiamo lavorato la prima parte, quindi 1, 2, 3. Allora, caricate i 26 punti e ci vediamo appena abbiamo fatto. Eccoci qua, i 26 punti sono caricati. Ora, come prima, andrò a lavorare il mio punto a coste, quindi 2 a 2, come abbiamo fatto all'inizio. Quindi i primi due ferri li lavoro a dritto, quindi 1 e 2. I secondi due a rovescio, quindi 1 e 2, gli altri due a dritto, e farò questo ora per tutto i ferri, per tutta la lunghezza del ferro, alternando i punti a dritto e a rovescio, ovviamente tenendo presente quanti ferri abbiamo fatto inizialmente per arrivare alla nostra altezza del bordino. Ora li rifarete allo stesso modo, uguali, quindi si ripete un po' la nostra lavorazione. Quindi continuate così, lavorando l'alternanza dei punti come abbiamo fatto qua, fino a raggiungere questi 2 cm di altezza che abbiamo fatto prima in pratica. Ok, ci vediamo non appena dobbiamo lavorare la parte poi superiore. Allora, ho finito di lavorare il bordo, ora cosa farò? I primi 4 punti, quindi questi qua, io li lascerò comunque lavorati con il nostro punto alternato con due dritti e due rovescio, perché voglio creare questo bordino, non lo voglio applicare dopo e lavorarlo dopo, ma voglio far sì che salga già con tutta la lavorazione. Quindi ora lavoro dritto, continuerò così ora per l'altezza, insomma, della lavorazione. I due a rovescio, quindi con il mio punto a coste 2 a 2, e ora da qui in poi io andrò a lavorare il mio punto legaccio. Quindi i primi 4 punti me li lascio per il bordino e poi tutto il resto prosegue con la mia lavorazione a legaccio, come abbiamo fatto prima per la parte di dietro del golfino. Ora, qual è la particolarità? Che ora sui lati dobbiamo fare attenzione, il lato destro con il lato sinistro, perché
perché dovremo andare a creare le asole per i bottoncini. Quindi, però, anche questo è un passaggio molto facile, non è un problema farlo. Ok, e questo è il nostro primo ferro. Giro la lavorazione e inizio il secondo ferro allo stesso modo. Poiché sto lavorando il legaccio, sarà sempre lavorato tutto a dritto. Ok, quindi continuo a lavorare tutto a dritto, fino ad arrivare agli ultimi quattro punti dove io li lavorerò col mio punto a coste 2 a 2, cioè due dritti e due rovescio. Ok. Ci siamo quasi. Vedete, gli ultimi quattro punti, dritto, dritto, e gli ultimi due sono al rovescio e io li lavorerò al rovescio. Uno e due. Giro il lavoro e inizio il mio terzo ferro. Vedete? Mantengo la sequenza dei dritti sui dritti e il rovescio sul rovescio. Ora cosa dovremmo andare a fare? Subito andremo a lavorare un primo passante per il nostro bottoncino, poiché allora io non l'ho voluto fare ad incrocio il mio scaldacuore perché sembra troppo femminile, essendo un maschietto mi piaceva dargli la linea dritta. Quindi ora noi ci troviamo già sulla parte sottostante, lavoreremo ancora un altro giro e poi dopo inizieremo a creare l'asoletta. Quindi lavoriamo un altro ferro, ora siamo sul dritto di lavorazione. E ancora un altro, e poi inizieremo a fare un primo passaggio per un bottoncino. Vedete? Voglio lavorare ancora altri due, e poi do il mio primo bottoncino un po' più su. Allora, facciamolo insieme. 2, 3. Uno, due, e continuiamo così. Un altro modo per creare le asole è sempre molto semplice: si prende la maglia, si lavorano un paio di catenelle con l'uncinetto e poi si richiudono. Questa è un'altra tecnica per lavorare le asole, quindi volendo possiamo anche proseguire senza creare le asoline e poi dopo ce le creiamo dove le vogliamo far comparire per far sì che il nostro bottoncino si chiuda. Questo ci rende liberi dal non dover tenere ora il conto di dove fare le asole oppure no. Ok. O se poi nella lavorazione vi rendete conto che ne avete bisogno di un'altra di asola, in quel modo lì subito lo fate. Quindi giriamo. Continuiamo tranquillamente come abbiamo fatto e ci fermiamo al ritorno. Allora, ora arrivata a questo punto, io dovrò creare la mia asolina, no? Cosa faccio? Lavoro. Prima di tutto mi rendo conto del bottoncino che dovrò andare ad applicare. Sembra grande, ma vi garantisco che è piccolissimo. Vedete, prende giusto due maglie. Che tipo di dimensione ha il mio bottone? Ecco, io ora l'ho messo vicino alle due maglie e mi rendo conto che con due accavallamenti ce la posso fare, insomma, riusciamo a lavorarlo. Quindi ora che faccio? Lavoro il primo ferro a dritto come si presenta, il secondo a dritto, il mio terzo è un rovescio, lo lavoro, ma a cavallo, vedete? Quest'altro pure è l'altro rovescio, lo lavoro e a cavallo. In pratica ora ho chiuso due maglie, dopo le andrò a rifare. Vedete? E ora continuo con la mia lavorazione a dritto, come abbiamo fatto fino ad ora. Così facendo io ho creato la mia asolina.
Ora, qual è la differenza? La differenza è nel ritorno, dove io andrò a caricare le mie due maglie, in quel caso, sul ferro. Ecco qua. Ci siamo quasi. Allora, continuate così, girate il lavoro, continuate con i vostri punti a dritte e vi fermate un attimino prima di arrivare dove avete il buchetto, così lavoriamo insieme la nostra asolina. Allora, mi trovo qui, lavoro la mia maglia e ora qui io vado a caricare le mie due maglie. Semplicemente così una e due. Ho riportato di nuovo così facendo i quattro punti sul mio ferro. Ok? Quindi qui mi chiama il rovescio e io lavorerò il rovescio. Ok? Ora rigiro, vedete si è formato il buchetto, rigiro la mia lavorazione e riprendo come abbiamo fatto prima, tranquillamente lavorerò dritto, dritto, ho stretto un po' troppo, eccolo qua, dritto. E gli altri due sono rovescio, rovescio, rovescio. Ora continuo con il mio lavoro a dritto. Ok, e così la prima asolina è fatta. Nel caso in cui vi risulta poi troppo larga, dopo quando andrete a fare la prova, un bel punto di ago cotone, vi procurate un po' di ago e cotone e la stringete se vedete che è larga, ma presa la misura col bottone dovrebbe andare tutto bene. Quindi ad ogni problema troviamo la giusta soluzione. Ecco fatto. Vedete? L'allargo così faccio vedere meglio. Ok, continuiamo quindi ora la nostra lavorazione normale come stiamo facendo fino ad ora. Quindi continuiamo a lavorare ancora un altro po' di maglie prima di iniziare gli incroci e poi creeremo un'altra asolina per poter far inserire un altro bottoncino. Ci vediamo quindi tra poco quando avremo raggiunto più o meno questi centimetri. Vediamo quanto sono. Sono ancora altri 3 centimetri abbondanti e poi creeremo un'altra asolina. Ci vediamo tra poco. Allora, dall'asola che abbiamo fatto dalla prima fino a qua, io ho lavorato 10 ferri. Ora già ho lavorato i primi due punti, andrò a lavorare il mio terzo per poter creare di nuovo la mia asolina, ok? Quindi lavoro il terzo, a cavallo il primo, lavoro il quarto. E a cavallo. Ok, come abbiamo fatto prima. Così potrò inserire il mio secondo bottoncino dopo, perché abbiamo già la seconda asola. Ok, quindi continuo così, lavoro tutti i miei ferri il mio ferro a dritto, come abbiamo fatto prima. Poi giro il lavoro e continuo a lavorare a dritto e lavorerò ancora altri 10 ferri per mettere un terzo bottoncino. Quindi a me i bottoncini alla fine ne saranno 3. Ok. Quindi giro il lavoro. Vedete? Come si presenta? Quindi da qua a su abbiamo lavorato 10 giri, 10 giri di maglie, poi abbiamo rifatto di nuovo la nostra asolina, dopo andremo a caricare di nuovo le maglie per riportare la nostra numerazione corretta come era prima e la lavoriamo normalmente come stiamo facendo, cioè davanti il puntaccoste 2 a 2, cioè due dritti e due rovescio. E invece poi il corpo del maglioncino lavorato tutto a dritto. Ok, quindi continuiamo. Ecco qua.
Siamo quasi. Quindi io poi ripeterò questa sequenza tra 10 ferri un'altra volta. E così avrò inserito il mio terzo bottoncino. Ecco qua. Ultimo punto, vedete queste qua. Ora qui mi carico i due punti che mi mancano, quindi uno e due. Vedete, questo è un punto al rovescio e lo lavoro al rovescio e giro la mia lavorazione. Io ho ricreato l'asola. Giro la mia lavorazione e riparto come prima, uguale. Ok, quindi dritto, dritto dove vuole dritto. Quindi il punto nuovo lo lavoro a dritto. Anche a lui, e poi c'ho i due miei punti lavorati al rovescio. Ok, aspettate perché si è stretto troppo. Rovescio e rovescio. E poi riprendo la mia lavorazione a dritto. Ok, ora fate questo per i nostri 10 ferri e rifacciamo poi dopo la solina per inserire il nostro terzo bottoncino. I bottoncini a piacere vostro, quanti ne volete mettere, se 2, 3, 4, come meglio credete, insomma. Io ora lavoro anche inserirò anche il terzo bottoncino e mi regolo un po' sul mio maglioncino campione a che punto siamo arrivati per l'altezza e per creare quel piccolo scollo a V che vedete sul maglioncino di dietro, il maglioncino rosa. Ok, quindi continuate così e ci vediamo dopo. Allora. Ora, quando abbiamo finito di lavorare anche l'ultima asolina, io qui sono a 40 ferri, quindi avrò 1, 2, 3, 4 asoline. Ora dovrò iniziare le mie diminuzioni per la parte, diciamo, esterna del nostro giacchino, ma allo stesso momento ne inizierò anche per la parte del collo. Quindi ora come andrò a lavorare? Come abbiamo fatto prima, seguiremo lo stesso tipo di diminuzione, quindi lavorerò i primi due ferri insieme, così effettuo la mia prima diminuzione e tutto il resto di nuovo a dritto. Ora, per non perdere il motivo iniziale, la prossima diminuzione io la lavorerò a meno di 5 punti dalla fine. Ora vi faccio vedere come. Si creiamo quel motivo un po' a scollo. Non troppo aperto, così il bambino comunque rimane caldo, ma che crea quel motivetto un po' a V. In pratica, vedete qua, noi abbiamo i due punti a rovescio e i due punti a dritto che caratterizzano questo nostro motivetto sul bordo. Questi dovranno rimanere così, quindi la mia diminuzione andrà fatta qua. Ok? Allora, proviamo. 1 e 2. Vedete 2, 4, io questi devo ancora lavorarne uno, questi due qua li lavoro insieme. Vedete sono 2, 4, gli ultimi 2, 6, metto un po' più vicino, quindi rovescio, rovescio, dritto, dritto, li lascio e gli ultimi due qui li lavoro insieme. Ripeto il mio motivo, quindi dritto su dritto, rovescio su rovescio. E sono usciti i punti. Ecco qua. Come abbiamo fatto prima, giro il lavoro e non diminuisco. Farò questo per 4 volte, come abbiamo fatto all'inizio. Se vi ricordate, qui abbiamo fatto questo tipo di sequenza per le diminuzioni. Quindi ora non diminuisco nulla, quindi continuo 1, 2 dritto, 2 rovescio e poi riprendo a lavorare a dritto, come abbiamo fatto prima. Ok? 1, 2, fino alla fine del ferro. Ci vediamo dopo. Allora, eccomi qua di nuovo sul dritto del lavoro, quindi questa è la mia seconda diminuzione. Faccio allo stesso modo, prendo le prime due maglie e le lavoro insieme. Ok? Quindi queste le ho lavorate insieme e vado avanti ora fino
fino quasi alla fine, quindi continuiamo. Contiamo bene le maglie perché quasi alla fine facciamo lo stesso tipo di lavoro, cioè queste quattro le lasciamo normale e queste due le andiamo a lavorare insieme ed effettuiamo anche sulla parte di dentro la nostra diminuzione. Ok? Quindi una e due la prendo e la porto via. Sono messa male con le mani. Infatti, facciamo prima. Ecco qua. Poi dritto, 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 rovescio, rovescio. Giro il lavoro e continuo la mia lavorazione come prima, tutto senza diminuire. Continuiamo così. Allora, rieccomi, terza diminuzione. Lavoro i due punti insieme e ora facciamo la stessa cosa fino a quando non arriviamo quasi alla fine per fare la diminuzione anche nell'interno del nostro lavoro. Quindi continuiamo con i nostri punti tutto a dritto. Eccomi qua con i miei ultimi due punti. Vedete, i quattro sono qui e li lavoro insieme e continuo. Quindi dritto, dritto, rovescio, rovescio. E giro di nuovo il mio lavoro. Rovescio, rovescio. Giro di nuovo la mia lavorazione e lavoro normalmente come si presentano i miei punti. Allora, ultima diminuzione, siamo al quarto, punto di diminuzione. Lavoro le due maglie insieme e proseguo come abbiamo fatto finora, anche per quest'ultima diminuzione sulla parte interna della nostra lavorazione. Quindi continuiamo. Ricordatevi che quasi giunta alla fine dobbiamo prendere le ultime due maglie, quindi due. 4, queste due qua, una da sola e due insieme. Ok? E ora le nostre quattro normali, quindi dritto, dritto e poi il nostro bel rovescio. A questo punto abbiamo finito con le nostre diminuzioni, sia interne che esterne. Ok? Ora cosa bisogna fare? Semplicemente appoggiate il lavoro su quello che già avete fatto e capite quanto vi manca per chiudere la vostra lavorazione. Quindi lavorerete questa parte mancante dei ferri. Ok? Naturalmente sempre solo a dritto a questo punto, senza più lavorare cioè mantenete sempre il bordo questo qui dei dritti e dei rovesci, ma qua non dovete fare nessun'altra diminuzione. Quindi l'unica cosa da tenere presente è questa bordura qui, che poi arriverà fino su al collo. Poi per il resto lasciate tutto normale com'è. Quindi ci vediamo al termine quindi di questo tipo di lavorazione. A tra poco. Allora, ho raggiunto quindi l'altezza uguale come per la parte di dietro, ora dovrò andare a chiudere le maglie. Le chiudiamo sempre allo stesso modo, cioè lavoro la prima maglia, lavoro anche la seconda maglia e a cavallo significa che il punto di dietro passa sul punto davanti. E ora farò questo per tutta la mia lunghezza, così potrò chiudere questa prima parte del giacchino. Poi dovremo fare il laterale. L'altro laterale, quindi continuiamo con l'accavallare le maglie fino alla fine. Dove avrò i punti a rovescio, li lavoro a rovescio e li accavallo con sempre il punto davanti. Ok, quindi continuate ora così e ci vediamo poi al termine di questo primo passaggio per iniziare il secondo.
Allora, ecco qua, ho finito, vedete la lavorazione, ho il mio cappietto, a questo punto io andrò a tagliare il filo in eccesso, tiro il filino qui e ho finito anche questa parte qua. Ora, per l'altra parte del nostro giacchino, quindi a questo punto abbiamo pronto la parte di dietro e la parte, vedete, uno dei laterali. Ora, dobbiamo lavorare quest'altro laterale di qua, lo lavoriamo allo stesso modo come abbiamo iniziato questo, quindi con il nostro punto a molla, poi fino a un certo punto lo lavoriamo normale. L'unica cosa è che il nostro bordino non avrà le asole, perché da quest'altro lato noi andremo a fissare il bottoncino. Quindi ora lavorate l'altra parte allo stesso modo, anche perché pur se senza tener conto della parte di destra o sinistra, quando poi andrete a girare il lavoro, vedete, in automatico il bordino vi verrà. Vedete pure qua, noi avevamo il bordo sulla parte di dietro, quando abbiamo girato è nato il nostro bordino sulla parte davanti. Quindi ora andiamo a lavorare i primi punti che sarebbero questi qua a molla e poi vediamo come lavorare questo bordo qui. Ok? A tra poco. Allora, ho lavorato quindi anche l'altra parte della parte davanti del maglioncino, vedete, uguale come abbiamo fatto la parte di destra, ovviamente facendo attenzione che questo bordino deve venire sulla parte di dentro del lavoro, ok? Perché abbiamo creato questo motivo per lo scollo e per i bottoncini. Poi, cos'altro bisogna fare? Bisogna creare le maniche per il nostro maglioncino. Ora sembra tutto un disastro, però dopo andremo a cucire tutte le parti e vi faccio vedere che simpatico lavoro viene fuori. Cosa ho creato? Allora, anche le maglie vengono lavorate allo stesso modo come abbiamo fatto queste due parti, cioè, mi spiego meglio, ho semplicemente lavorato il punto a coste 2 a 2, nella parte sottostante sempre 5 maglie e poi ho lavorato per 50 ferri la maglia tutta lavorata a dritto, vedete la maglia appunto legaccio, poi ho diminuito ogni due giri un punto sia a destra che a sinistra. Questo significa che poi per gli ultimi poiché le diminuzioni sono 5, quindi significa che per 10 ferri viene fatto questo, perché un ferro diminuisco e l'altro no. A 60 ferri, poi io vado a chiudere la lavorazione e mi viene questo bordino che mi permetterà poi dopo di cucire meglio la mia manica. Ok? Ora cosa ci resta fare? Ci resta semplicemente assemblare il nostro lavoro. Quindi andate a cucire tutte le parti. Io inizierò cucendo gli angoli, i laterali, scusatemi, i due laterali, poi le parti di sopra e poi applicherò le maniche. Ovviamente cucendo anche poi dopo i laterali delle maniche perché li ho lavorati aperti, non li ho lavorati con i ferri circolari. Ok? Quindi, una volta che abbiamo cucito tutto questo, ci vediamo e vediamo insieme come si presta e si presenta il nostro maglioncino. Allora, come vedete, ho cucito tutto. Io ho semplicemente preso un uncinetto e ho lavorato una maglia bassissima. Vedete, perché mi piaceva dare questo tipo di contorno un po' più evidente. E l'ho fatto per le estremità, quindi per i due lati che vediamo di qua e anche qui sopra. Mentre la parte interna ho lavorato allo stesso modo, ma ho fatto sì che questo cordino non si vedesse, quindi l'ho lavorato da dentro in pratica. Ok, poi ultima cosa che ho fatto dopo aver assemblato il tutto, ho inserito i miei bottoncini. Come avevamo visto l'altra volta, abbiamo lavorato le asole, vedete, servivano a questo per far passare i nostri bottoncini per il nostro piccolo maglioncino. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Come sempre, vi invito a mettere un like e alla prossima idea creativa. A presto!